siete mai chiesti qual è il monumento più visitato al mondo? L'anfiteatro Flavio, più comunemente noto con il nome di Colosseo. Purtroppo però ci riferiamo ai dati precedenti la pandemia. Oggi la situazione è molto cambiata a causa del drastico calo del turismo. Il Colosseo prende il suo nome da una colossale statua che sorgeva nelle vicinanze. Venne edificato nel primo secolo d.C. per volere degli imperatori della dinastia Flavia. Al suo interno si svolgevano spettacoli di grande richiamo popolare come le cacce e i giochi dei gladiatori. Nel 438, con l'abolizione dei giochi dei gladiatori per volere di Valentiniano III, l'anfiteatro subisce un lento e progressivo declino, tanto da essere utilizzato nel Medioevo e nel Rinascimento come cava di materiali utilizzati anche per la costruzione della Basilica di San Pietro e anche come ricovero per animali e sede per laboratori artigianali e abitazioni. Dalla stagione romantica nella quale il fascino della rovina attrasse letterari e artisti, si passò a quella degli scavi sistematici e dei restauri. Periodicamente ospita mostre e spettacoli e speriamo possa presto ritornare a riconquistare il podio di monumento più visitato al mondo.